Bentornati, nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi. Ciao, ciao Fabio. Senti, siamo tornati qui. Il nostro operatore oggi è un po' di... Perché? Deve essere felice, gli deve essere andato bene qualcosa. Qualcosa? Può darsi. Non entriamo in merito, però dai. No, allora, non lo so il merito, quindi. Senti. Siamo tornati qui alla fontana, o presunta dove? Tale, perché la fontana non, vedo non vedi fontane, del foro, buco. Del foro Boario. Allora, eravamo stati qui una volta con te, circa forse 2 mesi fa, e sì. C'era tutta la melma, i rifiuti, eccetera. Sì, poi siamo tornati schifo. E abbiamo detto, buona notizia, intanto hanno iniziato a ripulire e hanno tolto la melma e l'acqua. Ora però dovrebbe essere una fontana, ma è rimasto tutto come prima, cioè nessuno qui è intervenuto più, è tornato. Deve essere bella anche di notte, tutta illuminata, vedi? Sì. Col getto d'acqua centrale. Tra l'altro poi con questi che io chiamo volgarmente degli spunzoni. No, sono spunzoni. Sono spunzoni. E a che servono quelli? Cioè, anche per i bambini che vengono qui sono, non, pericolosi, sono pericolosi. Sono pericolosi. In effetti sono molto pericolosi. Un bambino non ciapa ci batte la testa un occhio, ciao. Si ammazza. Non è bello lasciarla così. Come mai? Come mai si fa queste anche cose? Anche con l'acqua... Ah, ma quelli sono uccelli che mandano. Ho capito, fontana. Però se la spontanea. No, non avevo capito, scusa. Ora stavo studiando del perché ci fossero. Li chiamo volgarmi, però se l'acqua non c'è sono degli spunzoni. Esatto, da uccelli sono diventati spunzoni, è vero. Che se uno ci cade ci si fa veramente perché male. Perché qui nessuno la mette fontana male. Non è in sicurezza perché tranquillamente puoi salti, scendere giù e farti male. Insomma, abbiamo esultato troppo presto perché abbiamo detto, vedi, dopo il nostro servizio qualcosa si è mosso. Si è mosso, hanno tolto l'acqua. Sì. Per carità, era una melma. La melma che c'era e l'hanno lasciata completamente asciutta. Beh, se i problemi si risolvono così si fa la svelta. Il nostro vice sindaco è tanto premuroso, è tanto attento a tutto. Io direi che sarebbe il caso che verificassero il perché qui l'acqua non c'è. Non vorrei che quest'acqua qui non fosse a riciclo, ma forse sarà a riciclo, dai, sarebbe illogico. Se no. Perché se non è a riciclo costa una mare di soldi, c'è detta fontana. Se e tu dici che l'hanno spenta apposta? Se l'acqua se ne va costa una mare di soldi. Sa, adesso ci sono contatori dappertutto. Se dovrebbe essere a riciclo, non capisco perché se è a riciclo questa fontana non viene messa in funzione. Ci saranno delle pompe, magari le pompe sono saltate, ma si fa la svelta anche a riprarla, qui grosse pompe non ci vogliono per mandare un po' di... Siamo in estate, della stagione, ti fa solo fresco bello, vedere anche l'acqua, esatto. No? Infatti vedi la televisione, voi della televisione cosa fate? Cosa facciamo? Mandate sempre film quando nevica. Così uno guarda i film con la neve e dice ma forse è meglio stare al caldo. È vero. Ascolta, visto che siamo in tema di aggiornamenti, diamo un aggiornamento anche su un altro SOS che abbiamo fatto tempo fa a Vado, nel comune di Monte San Savino, dove c'è da anni una strada mai inaugurata con tanto di cartelli, una lottizzazione che non è stata mai finita, che prevedeva anche una strada che poi finisce sulla statale 73, è la strada che poi va da Alberoro a Cesa. E però Alberoro a Cesa, siamo da Pieve al Toppo a Cesa. Vabbè, perché è Vado la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Ah no, vado da Pieve al Toppo a Alberoro. Appunto, vedi, ti ho detto bene. E quindi è tutto fermo da anni. Allora abbiamo chiesto informalmente al sindaco Margherita Scarpellini, che è una dei 3 candidati, a questo punto li dobbiamo ricordare anche gli altri 2, Marcella Luzzi e Gianni Bennati, candidati a sindaco per Monte San Savino, gli abbiamo chiesto come mai la situazione così non si muove. Insomma, ci ha detto in sostanza che lì doveva esserci anche un circolo sociale, di aggregazione sociale che era previsto nell'opera, però siccome l'azienda, che l'impresa che poi doveva realizzare e finire i lavori, sostanzialmente non ha venduto probabilmente le abitazioni che lì dovevano sorgere, e quindi è rimasto tutto così e probabilmente è destinato a rimanere così per tanto tempo. Fino a che la situazione non si riprenderà e inizieranno gli acquisti dei beni immobili. Da quello che ho capito non è neanche possibile aprire almeno la strada, perché poi doveva sbucare, insomma c'è qualche problema. In nessun posto, esatto, perché non mi sembra che sia morta la strada, che proprio sia solo della utilizzazione e basta. Sì, sì. E in effetti se non c'è casa, se non c'è struttura, se non ci sono servizi, è illogico dover aprire quella strada. Peccato, è purtroppo il frutto dei tempi, la situazione è questa, è iniziata quella costruzione, quella utilizzazione nei tempi in cui tirava, poi si è fermato tutto e quindi l'azienda ha bloccato. Bene, vedremo domani invece dove saremo. Grazie a Beppe. Ciao. Ciao.